Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi ragazzi vorrei fare un video un po' speciale e visto che di notizie del Milan non ce ne sono tante, si parla di derby ma niente di che. Ibra sembra che ha recuperato e ci sarà, Bennacer ci sarà perché era squalificato e giocherà e Kjaer e Conti lavorano per recuperare anche se oggi è uscita la notizia che Saelemaekers potrebbe addirittura già partire titolare come terzino destro. Ma oggi raga vorrei parlarvi di un'altra cosa extra Milan, del gioco che tutti giocano in Italia, tutti i ragazzi. Appassionato di calcio, cioè il fantacalcio. Raga, anch'io sono un amante del fantacalcio, sono un appassionato. Questo qua è il terzo anno che lo faccio e quest'anno sta andando un po' male rispetto all'anno scorso perché sono ultimo. Però comunque ve lo farei vedere la mia rosa del fantacalcio dopo l'asta di riparazione. Allora, partiamo dai portieri. Dai portieri avevo preso, tanto per fare il coglione, avevo preso Antonio Donnarumma. E volevo prendere anche i due della Juve all'inizio. Però, raga, sapete cosa è successo? Allora, Buffon l'avevo preso. Poi, però, non avevo preso Szczęsny. Quindi, mi aveva fatto scappare Szczęsny perché avevo preso Gollini. Quindi, avevo un po' portieri messi male. Avevo scambiato Buffon con Odier successivamente. E quindi, all'asta di riparazione ho dovuto aggiustare. Alla fine, mi sono tenuto Gollini. Come secondo portiere, ho preso Sportiello. Sempre portiere dell'Atalanta, in caso non giocasse Gollini. E poi, ho preso della Roma Pau Lopez. Che fortunatamente, raga, non l'ho messo contro il Sassuolo che è finita 4-2. Quindi, come portieri ho Gollini, Pau Lopez e Sportiello. Secondo me, comunque, sì, dei buoni portieri, ma potevo fare di meglio. Nel senso che i portieri della Juve, dell'Inter e della Lazio sono quelli comunque che vogliono tutti. Però, purtroppo avevo pochi crediti anche all'asta di riparazione e non ho potuto prenderli. Come difensori, raga. Come difensori ho una gioia, raga. Theo Hernandez. 5 gol in campionato. L'unico difensore che mi dà delle gioie, insieme a delle volte ad Alessandro. E come difensori ho appunto Theo Hernandez, Alessandro, Castagne che si è infortunato, Atebur e Rodrigo Becao, che avevo preso perché aveva segnato contro il Milan, poi non mi ha fatto con cazzo sto coglione qua. Vabbè, ho Rodrigo Becao. E dovevo prendermi altri tre difensori, raga. Ho preso Caceres della Fiorentina, che comunque magari i suoi 2-3 gol qui, da qui a fine stagione li fa, magari anche col nuovo allenatore. Quindi forza Martin Caceres con la garra charrua, come dice Dani. Poi Larsen, Sigurd Larsen, quello dell'Udinese che ci ha segnato a noi. L'ho preso a uno, quindi mi sembra un buon acquisto. A uno mi serviva per far numero, magari anche i suoi 1-2 gol li metterà, speriamo. E poi ho preso Spinazzola, raga. Spinazzola come difensore, cioè nel fantacalcio è un difensore, non è un centrocampista, quindi secondo me è ottimo. Spinazzola è ottimo, è ottimo, quindi adesso ho preso anche il posto di Kolarov, quindi speriamo che ci porta dei bonus, cioè mi porta dei bonus, perché ho bisogno di recuperare. Quindi ricapitoliamo, in difesa ho Theo, Castagne, Alessandro, Atebur, Becao e all'asta ho comprato Caceres, Strigger Larsen e Spinazzola. Quindi tutto sommato secondo me è un'ottima difesa, infatti la difesa non è il punto debole della mia squadra, neanche il centrocampo. Il centrocampo era anche buono. Era formato da Milinkovic-Savic, che ce l'ho ancora, Fabian Ruiz, che ho venduto dopo la stagione di merda che ha fatto, sto figlio di Androcchia che l'ho pagato 40. Poi avevo Douglas Costa, che purtroppo aveva giocato bene all'inizio stagione, però dopo è stato messo in panchina da Sarri, quindi, e poi è stato anche infortunato, quindi l'ho venduto. Secondo me ho fatto bene perché anche era una buona cifra. Poi ho Zielinski, che ho scambiato appunto con Fabian Ruiz. Poi ho Amrabat, ragazzi, Amrabat l'ho comprato all'asta di riparazione. Secondo me è un ottimo acquisto. È un bel giocatore. Magari non fa quegli assist, quei bonus, però comunque il suo 6 e mezzo lo prende. A parte contro il Milan che è stato espulso. Che fortunatamente, raga, non l'ho messo. Meno male. Meno male che non l'ho messo Amrabat. Poi a centrocampo ho anche la Sessione che tira rigori al Genoa. Secondo me, quindi un ottimo acquisto la Sessione. Magari non sta giocando perfettamente, però secondo me può far bene. Poi ho Hakan, il turco 10, Otel 5 stelle, HC, Atel, Çalhanoğlu. Preso a uno, anche lui. Tutti non lo volevano, quindi ho detto, dai, Çalhanoğlu uno ci può stare. Quindi già il suo gol me l'ha già messo, il suo più 3 l'ha già fatto, me l'ha fatto appunto domenica. Poi ho preso anche Castiglieco, che ormai è titolare del Milan, quindi secondo me è un ottimo acquisto. Poi raga, l'acquisto top che ho fatto in quest'asta di riparazioni. Dejan Kulusevski, 40 crediti. Me l'ero combattuto con un mio amico. Però sono riuscito a prenderlo alla fine lasciando lì Eriksen a lui e Kulusevski a me, sperando che sia una buona scelta. Adesso è infortunato, però magari quando ritornerà potrà fare i suoi gol che ha fatto inizio stagione, anche i suoi assist.
E poi io ho preso anche Goran Pandev. Goran Pandev, che secondo me il Genoa si deve salvare e magari sui gol potranno aiutare. Sinceramente, questa lista di operazione, avendo pochi crediti, ho cercato di prendere giocatori che non tutti volevano, tipo Ibra, oppure non so, Ibra, Kulusevski o altri. Cioè, ho cercato di prendere giocatori che magari la squadra in cui giocavano si doveva salvare, quindi grazie ai loro gol dovevano comunque aiutare la squadra. Quindi appunto Pandev secondo me è una buona scelta a 12. Passiamo agli attaccanti, raga. Agli attaccanti ero veramente messo male. Sono un pazzo, raga, sono un coglione. Ho preso Piontek a 96 inizio stagione. Ho preso Insigne, che comunque si è sbloccato solo adesso, ha fatto due gol o tre. Quindi anche lui male male. Poi avevo Zaza, anche lui, preso perché mi dovevo far numero. Sono arrivato alla Z, stupidissimo, senza un attaccante. C'era soltanto Zaza e un altro, non mi ricordo. Ho preso Zaza. E poi avevo Falco, che ho venduto anche lui, sono un coglione che ha segnato sta giornata, però fino a lì non aveva fatto niente. Quindi in attacco ero rimasto solo con Dybala, che avevo preso, un ottimo acquisto che non se la cagava nessuno in questo campionato, e il Gallo Belotti, che anche lui stava facendo male, però secondo me adesso con il nuovo allenatore può comunque far bene. Come attaccante ho deciso di prendere Super Mario Balo, perché secondo me col Brescia deve salvarsi, i suoi gol magari potrebbe aiutare il Brescia, magari ne farà un pochino. Ho preso Cornelius, anche lui secondo me è un ottimo giocatore, anche un'ottima media al fantacalcio, tipo 8, e adesso si è infortunato 10 giorni, però anche lui ha fatto gol nella scorsa giornata, quindi ottimo Cornelius, in corner sta palla dentro la rete che mi fai un bonus, cazzo. Poi ho preso Milik, anche lui ottimo acquisto, raga, Milik a 10. Milik a 10 veramente è stato il colpaccio perché mi ha già segnato sta giornata, poi anche lui quando in forma magari il gol o la doppietta te lo mette addirittura. Secondo me Milik è un bel giocatore, io lo prenderei subito anche al Milan, raga, Milik sinceramente. Oltre al fantacalcio, magari dopo, come dopo Ibra, Milik secondo me sarebbe perfetto. Quindi ottimo acquisto da parte di Milik, sperando che Arkadiusz Arek Milik ci porterà dei bonus. Poi io ho voluto prendere un altro giocatore che secondo me deve salvarsi per forza, raga. Secondo me con il suo gol potrebbe salvarsi la Spal, cioè Andrea Petagna a 18. Petagna anche lui, ottimo bomber, ha tipo fatto secondo me 10 gol fino adesso, se non vado errato. Quindi secondo me magari altri 6 o 7 gol te li potrà mettere da qui a fine stagione. Quindi magari anche lui come Balotelli mi potrà aiutare al fantacalcio. E poi ho preso una scommessa qua della Roma, raga, che avevo fatto anche un video. E che se volete magari prendere un giocatore in sesto slot, se guardate questo video, secondo me potete prenderlo. Carles Perez della Roma, che l'ho preso a 12, raga. Secondo me già è in dubbio se dovrebbe giocare col Bologna, però è un bel giocatore, raga. L'ho visto giocare col Barcellona e l'ho subito preso a 12. Comunque ottimo acquisto. E secondo me quindi potrebbe far bene. Quindi ricapitoliamo la rosa: portieri Paolo Lopez, Sportiello e Gollini. Difensori Atebur, Gosens. Ah, scusate, Gosens no, raga. Atebur, Castagne, Theo Hernandez, Alessandro, Becao, Caceres, Striger Larsen e Spinazzola. Centrocampisti ho Milinkovic-Savic, Zielinski, Scione, Amrabat, Çalhanoğlu, Castiglieco, Kulusevski e Pandev. E come attaccanti ho Dybala, Belotti, Balotelli, Cornelius, Milik, Carles Perez e Andrea Petagnone. Quindi raga, in questa sala di riparazione ho speso 100, avevo 143, sono rimasto con 43. Sperando che comunque, raga, il mio obiettivo adesso non è arrivare primo perché sono 100 punti, giochiamo a somma punti noi, ma il mio obiettivo non è arrivare ultimo, quindi magari con questa rosa incrociamo le dita perché non voglio fare la figura di merda di arrivare ultimo. E volevo salutare tutti i miei amici che fanno il fantacalcio con me, Iaco, Puglie, Fra, Cro e Ricky. Vedi che purtroppo è primo, vabbè, speriamo di raggiungerlo. E niente ragazzi, spero che questo video del fantacalcio vi sia piaciuto. Se volete magari una serie del fantacalcio, fatemelo sapere. Ditemi secondo voi chi della mia rosa potrebbe farmi fare il salto di qualità. Mettete like, condividete, continuate a iscrivervi, raga, grazie per il supporto e attivate la campanellina. Bella ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Sempre forza Milan, siamo a meno 4 dal derby, sempre più tensione, raga, forza Milan.